messaggio della Madonna a Marco Taddeo di Giacarei, l'8 novembre 2020. Cari figli, sono la regina e messaggera di pace, oggi celebrante l'anniversario della rivelazione della mia medaglia della pace. La mia medaglia della pace è lo scudo più potente che offro ai miei figli in questi tempi di grande tribolazione e apostasia, per difenderli tanto nei momenti difficili di sofferenza e dolore che dovrete attraversare, che tutti dovranno attraversare, ma anche per proteggervi dall'oscurità dell'apostasia che ormai trascina tante anime all'incredulità, all'ateismo e alla perdita della vera fede. Sì, a tutti coloro che indossano la mia medaglia della pace prometto la mia protezione e saranno amati da Dio. Pregate, pregate, pregate senza stancarvi. Con il mio rosario riacquisterete la pace del cuore, recupererete la grazia di Dio se l'avete perduta, aumenterete la grazia se l'avete già. E con quelli dei miei figli che sono lontani dalla grazia del Signore e dal suo amore presto recupereranno questa grazia e la aumenteranno ogni giorno con la potenza del mio rosario. Con il rosario riceverete da me ispirazioni su come dovreste risolvere i vostri problemi, risolvere le vostre indecisioni e prendere le giuste decisioni che vi porteranno all'adempimento della volontà di Dio e inoltre vi condurranno alla santità più perfetta come il Signore desidera e vuole. Ho scelto la mia figliolina Caterina Loubre per darle la mia medaglia miracolosa all'inizio del ciclo delle mie ultime grandi apparizioni al mondo. E ho scelto il mio figliolino Marco per ricevere l'ultima medaglia che chiude il ciclo delle mie grandiose manifestazioni per condurre tutta l'umanità al trionfo del mio cuore immacolato. E adesso benedico tutti i miei figli, da Lourdes, da Pont Main e da Giacarei.